Il ponte di Annibale sul Platano, anche noto come Ponte del Diavolo, è un vecchissimo ponte romano situato tra Basilicata e Campania, in una profonda gola scavata dal fiume Platano, appunto affluente del Tanagro. La discesa al ponte è abbastanza difficoltosa. Inizialmente una strada, che forse era anche l'antica strada romana e medievale, si trasforma presto in un ripido sentiero. Ciononostante, qui intorno la vista è davvero affascinante. Come vedete sono sudatissimo e sono a pezzi, ma se googlate Ponte di Annibale vi escono qualcosa come 10 diversi posti d'Italia. Ovviamente l'invasione di Annibale rimase nella memoria romana per tantissimo tempo. Questo ponte è decisamente romano e si è calcolato facendo delle analisi chimiche sulla malta che tiene parte delle pietre che ha almeno 2000 anni. Si dice che è stato costruito in posto dove Annibale già aveva costruito un ponte, probabilmente di legno, per attraversare qui il fiume. Il fiume, tra l'altro, che divide la Campania. In questo momento sto in Campania. Se andate dall'altra parte del fiume, inizia a essere la Basilicata. In queste gole sperdute, questo tipo di infrastruttura ci mostra la grandezza veramente dei romani. Perché i romani, sì, furono conquistatori, generali, ma furono soprattutto ingegneri. È una cosa interessante perché questa strada, questo ponte, che va un'antica via verso Potenza, partendo da Volcei, l'attuale Bucino, l'antica Volcei, un importante centro del luogo. Un altro ponte romano, a circa 10 km da qui, era invece il ponte della strada che portava da Salerno a Reggio Calabria. Beh, se oggi guardate le autostrade, proprio qui c'è una divaricazione, da una parte si va verso Reggio Calabria, dall'altra parte si va verso Potenza, per dire che in realtà in 2000 anni le strade percorse dalle persone non sono cambiate.